Bresaola della Valtellina IGP, il profumo dell'aria della montagna. Bresaola, finocchi, insalata, insomma sempre la solita storia. Però diamo un'idea, diamo poesia alla Bresaola. Solitamente la mangiamo perché vogliamo stare in forma, a pochissimi grassi. Cerchiamo di esaltarne il gusto. Lavoreremo sia sul gusto con alcuni ingredienti molto profumati come mirtilli, fragole, more, e sia su una presentazione un po', che dire, fumante. Allora, partiamo subito. Anziché mettere la bresaola in un piatto, la mettiamo in un vassoio forato di una vaporiera. Mainardi è un po' fuori di testa, vedrete. Allora, andiamo. La disponiamo sempre in modo ordinato perché l'occhio, come sempre, vuole la sua parte. Frutti rossi, mirtilli. Io direi che potrebbe essere anche un piatto delle feste questo, vedrete. Questi, ok. Ve la lascio qui in primo piano, così sentirete il profumo anche voi. More, tagliamo a metà. Mi piace molto sempre il contrasto magari con questo tipo di salume, con della frutta, insomma ci può stare. Ci mettiamo qualche fragolina. Ditemi un po', l'abbinamento classico della bresaola? Sì, il caprino. L'ho preso anch'io. L'ho lavorato con un po' di timo, olio e un pizzico di sale. Lo mettiamo in un sac à poche. Quindi, bresaola, caprino, abbinamento classico. Il formaggio con la frutta, sapete benissimo che è molto godurioso. Abbinato tutto insieme, un matrimonio perfetto. Sembra quasi una torta. Mettiamoci qualche erba profumata, in questo caso il timo che ho utilizzato per il caprino. Cosa ne dici di questa versione bresaola torta? Direi già così è appetitosa. Ma diamo un senso alla bresaola. La bresaola, non so, sarà l'aria di montagna, sarà l'occhio che guarda la Valtellina, crea convivio. Vedo molto anche il pranzo della domenica, convivio significa portare qualcosa in mezzo al tavolo. Sul fondo della vaporiera mettiamo o segatura o delle erbette secche che avete. Semplicissimo da fare, perché il senso è anche quello poi di farvi replicare queste ricette o per una fidanzata o per la mamma, si sa mai. Per affumicare ho utilizzato del legno alimentare, quindi che non contiene additivi e che può essere ovviamente utilizzato, oppure delle erbette secche tipo salvia, rosmarino, timo, molto secche in modo che poi si incendino facilmente. Sento anche un vigile del fuoco oltre che uno chef oggi. Guarda, guarda, guarda. Vedi? Quando comincia a salire il fumo significa che sta tostando. Perché a casa per affumicare è sempre un gran casino, mettete nel forno, poi puzza tutte le guarnizioni da pulire, è un disastro. Così, semplicissimo, esaltiamo la presentazione, esaltiamo la bresaola. Fumata al punto giusto, incendiamo. Vieni!
quasi pronto. Mi piace questo silenzio. Stendiamo, mettiamo la torta di bresaola, chiudiamo. Ovviamente il fuoco senza ossigeno si spegne. Guarda il fumo che sta salendo dai buchi della vaporiera. Quindi in questo caso ho utilizzato la vaporiera come se fosse un affumicatore. Spegniamo, non voglio rovinare il prodotto. E adesso vieni qua con me. Portiamo a tavola direttamente. Prego ragazzi, arrivate, mettete in mezzo al tavolo tutto apparecchiato, come sapete fare benissimo. E alzate. Guardate l'effetto che fa. La Valtellina non è solo bresaola, ma ovviamente è anche buon vino.